panettone are the Christmas dessert in Italy, but they're not made in the home. They're a bit too tricky. So Andrea went to find out how they're made from a lovely pasticceria in Torino. Panettone were invented in Milan, but these days all good pastry shops make them. Andrea has been in Turin, the city famous for its cafes and chocolate. Pastry chef Michael is making panettone with gianduja and candied pear. Gianduja is chocolate mixed with 30% hazelnut paste. Ciao, sono Michael, il pasticcere di Del Cambio. Oggi prepareremo il panettone gianduja pere, che è, diciamo, la nostra specialità natalizia. All'interno del nostro panettone metteremo farina, successivamente zucchero, il sale, gli aromi, la buccia di arancia, la buccia di limone e la vaniglia, il miele, ci dona, diciamo, morbidezza e una grande aromaticità, il tuorlo, il burro, pera candita e il gianduja. Questo qua mi è stato dato da un collega e ha più di 100 anni di vita, la madre di questo lievito. Quindi questa è una parte di quel lievito là che io sto curando, perché all'interno del panettone non c'è altro agente lievitante al di fuori del lievito madre. E il lievito madre è una pasta acida con acqua e farina, e i batteri che sono all'interno del lievito. Prendiamo la temperatura, deve essere intorno ai 25-26 gradi. Questa corda lo tiene fermo, fa in modo che lui si possa rinforzare. Dopo 4-5 ore a temperatura ambiente io poi lo conservo in frigo per evitare che, diciamo, gli acidi non buoni prevalgano su quelli buoni. Andiamo a togliere tutta la parte esterna, che è diventata una crosta. Okay. Andiamo ad utilizzare il cuore del lievito. Prendo il lievito e lo rinfresco, quindi gli do stessa quantità di farina, pari peso di lievito, e il 45% di acqua. Quindi 100 g di farina, 100 g di lievito, 45 g di acqua. Questa è la ricetta base per rinfrescare il lievito. Andiamo ad aggiungere il burro. The butter and rich dough has to prove for 10 hours. Questa è l'impasto che ho, diciamo, riposato tutta la notte. L'ho preparato 10 ore fa circa. Acqua, farina, zucchero, burro e tuorli. Il lievito madre, ovviamente, che è l'unico agente lievitante che c'è all'interno del nostro panettone. Abbiamo la nostra parte aromatica, quindi la parte nera è la vaniglia del Madagascar, c'è della buccia di arancia candita, della buccia di limone candita e il miele di acacia. Questo è gianduja, questo più scuro, e invece questo più chiaro è cioccolato e caramello. Inserire tutta la farina, andiamo a mettere il restante zucchero, sì, sale. Metteremo un po' di tuorlo per facilitare l'assorbimento. I nostri aromi li dividiamo in due volte. Sono 3 kg di burro su 30 kg di impasto. Circa 40 minuti. Andiamo ad aggiungere il burro. Dopo 50 minuti di impasto, come vedi, la maglia della pasta è molto elastica. L'ultima parte di cioccolato. Sempre perché va trattato con il massimo rispetto, perché questo impasto ci mette un attimo a non darci il massimo risultato. Ecco,
Adesso questi qua aspettiamo circa mezz'ora, 40 minuti. Saranno circa 6-7 ore, una cella di lievitazione a 28 gradi. Glasseremo, metteremo della granella di zucchero, granella di grue, poi li cuoceremo circa un'oretta. The panettoni are left to rise for another 6 hours in their cases. Glassa, poi in questo caso le mandorle e poi alla fine la granella di zucchero. Saranno i primi a sfornarli, saranno per circa un'ora. Indicativamente 53-56. Panettoni hang upside down for 12 hours, so they keep their dome shape. Il panettone del cambio è pronto per essere imbustato, ha riposato 12 ore a testa in giù e è pronto per voi. The panettoni are as light as the falling snow outside.